Allora, dopo il tecnico dello Sporting di Racina abbiamo Luca Occhini del Don Bosco Gaeta. Una vittoria che sembrava netta fino a metà del secondo tempo, poi qualcosa è successo, ma comunque l'importante sono i tre punti, no? Certo, quella è la cosa che conta di più. Abbiamo dato parecchio nel primo tempo, come ha dato parecchio anche la squadra avversaria, il Terracina. Poi il secondo tempo, quando mancava 5 minuti alla fine sul 4-1, forse ho dato un po' troppa fiducia, come diceva, ai giocatori gregari di questo gruppo, mettendoli in campo, e là diciamo che abbiamo corso qualche rischio, però alla fine i tre punti siamo riusciti a portarli a casa. Adesso la classifica diventa un po' più serena, dai. Già ci vediamo a metà classifica con una partita in meno con il Ventotene, e poi si sa, queste vittorie comunque portano sempre buon vento nello spogliatoio, autostima, tutte cose positive, e non posso nient'altro che farti affrontare nel migliore dei modi la partita prossima con l'Olympus. Credo che giochiamo in casa loro, una squadra non tanto facile da affrontare, abbastanza arcigna, però vedremo, dopo una settimana cercheremo di lavorare al meglio. Un attimo, tu hai giocato sabato scorso con la Vis Fondi e questo Sporting della Cina, due squadre a stessa classifica, ma mi sembra che con due risultati diversi, forse a Fondi ha avuto difficoltà nel Palasport di Fondi, qui invece il vantaggio del campo del Country Club. A Fondi abbiamo subito le dimensioni del campo, enorme, un campo da Serie A, quello tra l'altro calcio a 5, abbiamo subito le assenze, gli infortunati del nostro gruppo, e quindi io dissi ai ragazzi, quando siamo entrati dentro lo spoglio prima della partita, dissi ai ragazzi: oggi il nostro primo avversario non è la vista ma è la stanchezza, cerchiamo di gestire le forze perché siamo pochi, il campo è grande, e poi sapevo benissimo che loro sono un organico, hanno 12 giocatori che secondo me sono tutti quanti all'altezza l'uno dell'altro, e quindi questo in un gruppo fa tanto perché non si hanno più due polmoni ma se ne hanno quattro in campo, in un campo, ripeto, come il loro, dove si gioca sulla velocità, sul parquet, spazi ampi. Credo di aver fatto anche fin troppo una buona partita, aver perso 3-0 con loro in questa situazione mi sta benissimo. E adesso era una squadra sabato scorso più forte di noi, non si discute. Lo Sporting della Cina come l'hai visto? L'ho visto rispetto all'anno scorso una squadra, un organico che sta crescendo, evidentemente da quelle parti della Cina, a differenza nostra, ci sarà un vivaio un po' più colorito di giocatori di calcio a 5, non lo so, però in un anno secondo me hanno fatto veramente dei grandi passi in avanti. Eppure hanno avuto difficoltà al primo tempo, se perdevano qualcosa in più, insomma, mi sembra che hanno subito l'azione del Gaeta, no? Hanno subito la nostra diciamo, aggressività. Comunque io credo sempre che l'abilità di un mister sia quella di che dopo una sconfitta, come ripeto abbiamo subito con la Vis Fondi, è quello anche di fare un po' arrabbiare il gruppo in senso positivo e di scaricare questa rabbia poi sul campo. Siamo stati quadrati, siamo stati concentrati, siamo stati veloci nelle impostazioni delle azioni, e poi loro hanno pagato anche un po' il campo bagnato, loro essendo giocatori di calcio a 5 indoor, perché loro giocano in un palazzetto, comunque quando si affronta un sintetico bagnato non si controlla la palla come in un palazzetto, loro credo che abbiano patito un po' questo. Poi hanno speso parecchio anche loro nel primo tempo perché hanno giocato un po' hanno fatto pressione tutti i primi 30 minuti, e quando in questo sport quando fai pressione 30 minuti e entri dentro lo spogliatoio 1-0 per l'avversario, comunque significa che non hai segnato ed hai speso tantissimo, e questo poi lo paghi nel secondo tempo. Tripletta di Crocco e finalmente un gol di Macera, primo gol del campionato. Quindi Di Crocco che risolve comunque a modo suo le azioni, non riusciva a segnare, ci mette lui. Di Crocco è un cavallo sciolto, è un cavallo pazzo, Giocatore che gli anni scorsi, se aveva un po' di tranquillità mentale, poteva anche giocare in Cina. Penso sì, una buona C1 Di Crocco. Prossimo turno, adesso l'hai già menzionato, l'Olympus. Squadra che comunque oggi penso che avrà vinto perché giocava fuori casa una squadra del Privernum, mi sembra, quindi... Sì, con il Privernum. Quindi penso che oggi sulla avrà vinto. Era più forte. Quindi che cosa ne pensi di questa partita? Come si prospetta? Si prospetta, ma io credo che tutto questo campionato di Serie D di quest'anno lo trovo molto diverso dagli anni precedenti, perché negli anni passati c'erano comunque quelle 3-4 squadre che comandavano la classifica e poi c'erano tutte altre squadre comunque sempre abbordabili, e invece quest'anno sto denotando che ogni partita è
a sé, nel senso che comunque siamo sempre avversari di tutto rispetto e i tre punti quasi li bisogna guadagnarseli veramente. Ma già vedere i risultati dell'anno scorso, si vedono partite 11-1, 8-0, 6-2, adesso se andiamo a guardare i risultati sono tutti molto più livellati, sono un po' più livellati. E quindi questo credo che stia a significare che, appunto, che ogni partita veramente bisogna stare sempre concentrati al punto giusto e mai prenderla sotto gamba. E quindi con l'Olympus non è stata mai una squadra che noi abbiamo preso sotto gamba, è stata sempre una squadra che abbiamo affrontato sempre cercando la massima concentrazione, perché sappiamo che è un gruppo di tutto rispetto come il nostro. Quindi ripeto, sabato sarà una partita non facile sicuramente. D'accordo, allora in bocca al lupo, speriamo insomma che il campionato si riavvivi, qualche sconfitta che possa arrivare da parte di Mentoni, che mi sembra squadra imbattibile. È una squadra che, come l'Olympic Marino l'anno scorso, è una squadra che sta spaccando il campionato. È un bel gruppo, poi c'è quel giocatore numero 4 che segna da tutte le parti del campo, è veramente un giocatore di categoria superiore. E poi vorrei anche fare i complimenti al mister Canna, al mister Cardillo, che per quanto mi riguarda è un mister di tutto rispetto. È un signore. È un signor mister e si vede dalla classifica. Grazie, in bocca al lupo, Sabato. Credi.